Slot machine, videopoker, auto di lusso, giochi per grandi e piccoli, ma anche tanti dolciumi. Non manca proprio niente ad Enada Primavera 2010. La rassegna a cui parteciperanno 400 espositori dislocati in ben 8 padiglioni. Questa mattina a Rimini fiera il taglio del nastro affidato a Raffaele Curcio, il presidente di Sapar. Si accendono così i riflettori sulla 22esima edizione della Fiera del Gioco, che da oggi fino a sabato regalerà tanto divertimento, ma anche momenti di dialogo, formazioni e incontri. Che quest'anno la fiera mi sembra che si sia superata rispetto all'anno scorso, perché ho visto degli stand veramente belli, anche a livello qualitativo migliorati rispetto all'anno precedente, e mi auguro che sia una fiera sia per gli espositori che i partecipanti di grandi soddisfazioni. Dal canto nostro come associazione ci auguriamo che il mercato con l'ingresso di queste VLT abbia anche un'ulteriore boccata d'ossigeno e sia anche d'aiuto a sistemare alcuni segmenti del settore che sono rimasti ancora un po' nell'ombra. La crisi si sente un po' in tutti i settori, è logico che quando c'è crisi il settore del gioco magari tende anche a aumentare, strano, è un paradosso, però le persone cercano magari nella fortuna quello che gli manca, gli è stato portato via dalla crisi. D'altra parte il gioco esiste, qui in Italia è stato regolamentato a livello statale, c'è da fare ancora molto, però è anche un grosso gettito per l'erario, quindi è giusto che sia così. Fury.